Il libro della Sapienza è un libro dell'Antico Testamento, uno dei più belli e dei più profondi. Qualcuno di voi ha mai letto il libro della Sapienza dell'Antico Testamento? Alzi un po' la mano a chi l'ha letto. Il libro della Sapienza. Adesso vediamo di approfondirlo e vediamo quale grande chiave di lettura e quali cose circa 500 anni prima di Cristo, cioè 2500 anni fa, già erano in possesso del popolo di Dio. La citazione è il capitolo, fine del capitolo primo, capitolo secondo, inizio del capitolo terzo. Benissimo. Io adesso vi parlo di questo brano, questo potete leggere per conto vostro, attraverso una scenetta. Non vi faccio, questa è una lettura lunga, adesso non voglio perdere qui 5 minuti a leggere tutto quanto, ve lo parlo commentandolo direttamente. Allora, quindi mettete un attimo da parte il foglietto, lo portate a casa, e qui mi servono 3 attori. Innanzitutto un barbone pezzente, sporco, brutto, una schifezza. Simone, vieni qua. Qua, tu devi stare per terra a chiedere la carità. Vabbè, barbone, barbetta, barbettone facciamo. Poi mi servono 2 persone cattive, acide, che hanno il diavolo nel cuore e posto di Gesù Cristo, Vanessa e Maria, Giulia, venite qua. Poi invece uno bravo, buono, ma sono io. Avviene così o no? Nella Bibbia, nell'Antico Testamento, si parla di giusti e di empi. Nel Nuovo Testamento si parla di santi e di peccatori. A livello civile oggi si parla di onesti e delinquenti. Il giusto o il santo o l'onesto è la persona che c'ha Dio di dentro, fa, dice, pensa le cose in base a quello che impara da Dio. L'empio, il peccatore, il delinquente, non c'ha Dio nel cuore, c'è il diavolo nel cuore. Allora pensa, fa, dice le cose che il diavolo gli ispira di fare. Quando c'è una provocazione caritativa, il barbone che chiede la carità, e passano gli empi, che cosa fanno? Fanno un atto d'amore? No, fanno una cosa cattiva, lo insultano. Quando passa il giusto, il santo, l'onesto, e fa un atto di carità, fa una cosa che Dio gli ha ispirato nel cuore. Gli empi che cosa dicono del giusto vedendolo fare quell'atto di carità? Che ha fatto bene? Se dicessero così, dovrebbero dire uno con l'altro: oh, che siamo fatto noi? Quello lì c'aveva veramente bisogno
e non gli abbiamo dato manco un centesimo, guarda, andiamo anche noi a mettere la nostra parte, chiediamogli scusa e ci mettiamo la nostra parte. Però un empio come fa a riconoscere dove è sbagliato? È un'umiliazione, costa. Fare la carità significa privarsi dei soldi. Allora è più facile dire che scemo quello che l'ha fatta, disprezzando il giusto. Avviene così o no? Allora, il libro della Sapienza, quel foglio che vi ho dato, parla del rapporto tra gli empi e i giusti. Che cosa avviene da queste due categorie di persone? Ripeto, quello avveniva 2500 anni fa, è avvenuto ai tempi di Gesù Cristo 500 anni dopo. Oggi avviene così, avviene perfettamente così. Leggete quel brano e vedrete quanto è vero e quanto è illuminante quello che dice il libro della Sapienza. Allora, empio, ripeto, peccatore o delinquente. L'empio pensa, il peccatore pensa, il delinquente pensa che Dio non esiste. Sono l'invenzione dei preti, Dio non c'è. E pensa che la vita finisce con la morte. Quindi la vita dell'empio, secondo la mentalità che c'ha, si gioca in questi pochi decenni che ci sta a disposizione. L'empio che cosa fa? Siccome la vita è corta e breve, deve godersela prima possibile, meglio possibile, più intensamente possibile. Quindi l'empio avrà come paradiso, al posto di quello che dicono i cristiani, il paradiso della terra, che si chiama il piacere del corpo, ovviamente, oppure il piacere quello della vanagloria, essere applaudito, ricevere la medaglia d'oro alle competizioni sportive, la coppa del mondo nelle partite di calcio, lo scudetto, essere i primi. Secondo nel mondo è primo mancato, non va bene. Terzo, chi ti considera? Quarto, non ne parliamo. Per l'empio vale solo essere il numero uno. Per cui l'empio deve diventare il primo dappertutto. L'empio deve fare i soldi, perché con i soldi ci si tolgono tutte le soddisfazioni, ma la vita insegna che si possono fare i soldi presto lavorando onestamente, manco ci si arriva a fine mese, figuriamoci se i soldi per diventare ricco, per goderti la vita. Nel migliore dei casi uno aspetta di andare in pensione per cominciare a godersi la vita. Poi quando è in pensione comincia a fare viaggi, comincia a fare qualche crociera, comincia a fare... Con la legge Fornero non si può fare più questo. Oppure tanti rimangono fregati, perché quando arriva l'età della pensione arrivano anche le malattie, e quando uno pensa di godersi la vita non te la puoi godere più. Allora i soldi bisogna farli subito, e quindi bisogna fregare il prossimo per poterli fare subito, e nascono tutte quelle cose dovunque, in qualsiasi ambiente, di rubare i soldi alle persone, approfittando della situazione del momento. I settori delle tasse erano odiati perché loro si potevano rubare i soldi fregandoli con le tasse al prossimo. In Italia lo Stato con il maggior numero di politici, perché i politici per definizione sono quelli che rubano i soldi al popolo, eccetera, eccetera, tutto quello che vediamo noi sempre. Quando un empio entra in contatto con un giusto, quando un peccatore entra in contatto con un santo, quando un delinquente entra in contatto con una persona onesta, vede che quello la pensa in un modo totalmente diverso. Non ruba, si accontenta dei soldi che c'ha, non cerca il piacere del corpo, quindi non va prostitute, non si droga, non,
non si fa le grandi mangiate, non cerca i primi posti, se sta all'ultimo si contenta perché quello è il posto migliore, perché se servo di tutti e allora sei il più grande. È tutta un'altra mentalità, ma questo è scemo. Vede la persona, ecco, quelle due ragazze, dice che chi ha fatto una carità è uno scemo, ha fatto una cosa sbagliata, assurda, non si deve fare così. Se si dovesse fare come ha fatto quello, cadrebbe tutto il modo di pensare e di vivere dell'empio. Allora, minimo minimo, l'empio dice male del giusto, ma non si ferma lì. L'empio persegue il giusto perché deve dimostrare che lui c'ha ragione e il giusto sbaglia. Lui ha fatto quella scelta, il suo credo è fatto in quel modo, e allora deve dimostrare che c'ha ragione lui, e non si deve vivere come ha scelto di vivere il giusto, il santo, perché quello è sbagliato. Quindi nasce una competizione, una lotta che si ripete da Adamo ed Eva in poi, fino ad oggi, tra l'empio e il giusto. Vi ricordate all'inizio, i due fratelli, Caino e Abele, che cosa hanno fatto? O meglio, uno solo ha fatto, ha ammazzato quell'altro. Vi ricordate qual è il motivo per cui Caino ha ammazzato Abele? Qual è? Non è il potere. Eh? Caino e Abele erano religiosi? Sì o no? Non vi ricordate? Tutti e due erano religiosi. In quei tempi la religione si faceva così, si offrivano a Dio le primizie dei campi, le primizie degli animali e la decima. Quindi uno aveva 10 capi di bestiame, uno era per Dio, lo offriva con sacrificio, uno aveva 10 sacchi di grano, offriva un sacco di grano a Dio bruciandolo su un altare. Tutti e due erano religiosi. Ma perché si differiscono? Perché uno era empio e l'altro era giusto? Non vi ricordate, abbiamo detto tante volte questa cosa qua. Perché? 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 Perché Abele dava a Dio la parte più bella delle sue bestie, il capo migliore, il toro più bello. Caino, che era agricoltore, dava a Dio quello che non poteva mangiare, che non poteva vendere, lo scarto del grano che c'aveva. Quindi apparentemente onorava Dio, ma in realtà lo offendeva dandogli il zolfo, lo scarto, la monnezza della sua produzione. Allora, siccome Dio benediceva Abele e non benediceva Caino, Caino diventa geloso di Abele fino a ammazzarlo. Abele è il giusto perseguitato, il primo giusto perseguitato. È una prefigurazione di Gesù Cristo. E Caino è la prefigurazione degli assassini di Gesù Cristo. Cominciamo a vedere questa cosa? Allora, questo avviene così. I nostri tempi. Allora, se, adesso secondo fatti avvenuti, allora, ragazza di 14 anni alle superiori, c'è un problema, era bellissima. E i ragazzi guardavano lei, le amiche, anche se si presentavano, i ragazzi non le calcolavano perché quella lì era molto più bella. Tutti gli erano di lei. Lei poi non gliene importava di queste cose, non faceva la civetta, non si vestiva sexy, così, era una ragazza semplice, 14 anni, ragazzi. Le amiche, invidia, perché i ragazzi guardavano a lei, non a loro. Questa ragazza fu bullizzata, no dai maschi, dalle femmine, dalle amiche, e raccontò che a volte la mettevano a cerchio, la sbattevano al muro, tu fai schifo! Tu sei una parolaccia. La era bellissima, fai schifo. La insultavano perché?
perché con la sua bellezza sorpassava le altre. La sua luce rendeva buio le altre. Senza fare, non è che lei si fregava i ragazzi delle altre ragazze per far dispetto alle amiche, non faceva del male a loro, era così semplicemente per il fatto che era bella, quello era un dono di natura, non c'entrava lei sul fatto di essere bella e le altre no, ma succedeva così. A scuola, se un ragazzo studia e fa bene il suo compito di studente, gli altri che dicono? Chi la scuola non gli piace, chi studiare, quello è un secchione in senso dispregiativo, un venduto dei professori, uno che sta lì per fa spenti si mostra, uno schiavo dei libri. Noi invece viviamo bene che non studiamo e magari soltanto gli ultimi 10 giorni così per passare, per prendere sufficienza, inganniamo i professori facendo finta di essere interessati, attacchiamo una discussione socio perché così dopo non ci interroga. Chi ha scelto di fregarsene dello studio ma ci deve andare per forza a scuola e vive da empio nella scuola, perseguita, giudica male quello che fa le cose fatte bene. E siamo a livello di studenti. Un operaio che in fabbrica si comporta bene, ha caro il lavoro, organizza, vede le cose, e quell'altro invece sta lì soltanto per prendersi lo stipendio, che significa meno lavoro, tanto lo stipendio è quello, meglio sto. Questo qui che lavora così male, di fianco a quello che lavora così bene, minimo gli scarica tutto il lavoro duro da fare a lui, e quello che sta lì per lo stipendio farà meno. Le cose che fa quello, fatte male, sicuro. Ecco, non sono fatte con amore. Come fa un lavoro a venire bene se non è fatto con amore? Allora si divide in due categorie: l'operaio schiavo del padrone, giudicato male. Se lo studente secchione, come si chiama l'operaio che lavora bene? E quell'altro che invece lavora per guadagnarsi lo stipendio, dice male di quell'altro, lo insulta, dice peste e corna, alle spalle non ne parliamo, eppure di fronte. E se allargo il discorso, è così pure in mezzo a noi preti. Esempio, se arriva in parrocchia un viceparroco bravo, che annuncia il Vangelo, che prega, che organizza gli incontri, il parroco, allora, che vede? Che magari il parroco fa l'incontro con gli adulti, quelli lasciano l'incontro che fa lui perché ormai è andata una pizza, non dice più niente, noioso, e vanno all'incontro che fa il parroco giovane, vice parroco giovane. Quello dura in parrocchia pochi mesi. Quando il parroco vede che tutti vanno dietro a quello giovane e a lui non se lo fila più nessuno, va dal vescovo e dice: questo qua è un disgraziato, non si sa che ora ritorna la notte, sta sempre in mezzo alle ragazze, gliene dice di peste di corna, trasferito in una parrocchia di montagna. Così succede. Perché? Perché il parroco non poteva permettere di essere scavalcato dall'ultimo venuto, che ha più popolarità di lui. Così. Ne potrei fare un milione di esempi, ma penso che voi, che siete in mezzo a un mondo fatto così, li conosciate meglio di me. Allora, questa è la cosa, dice, perché il giusto viene perseguitato? Perché ha fatto delle cattiverie? Perché ha fatto danno a qualcuno? Ma se il giusto è giusto, se il santo è un santo, se una persona onesta non fa del male a nessuno.
è l'empio che di suo se la piglia contro il giusto e lo perseguita. Allora, se Nicola è una persona cattiva, io gli do un cazzotto, quello minimo me ne dà uno. Se Nicola fa parte della onorata società, cioè la mafia, sapevate che si chiama onorata società la mafia, tu vai a toccare un mafioso, se gli do un cazzotto, minimo ne becco 5, mi spacca la mascella, se mi va bene. Se mi va bene, se no mi fa la pelle, perché ho osato toccare una persona d'onore, che doveva essere onorata, non malmenata. Così funziona. Allora, questa cosa qui, spiegata bene nel Libro della Sapienza, di cui ho dato il foglio, è una chiave di lettura per capire quello che è successo a Gesù Cristo? Allora, finché Gesù ha fatto il falegname a Nazareth, fino a 30 anni, a chi ha dato fastidio? Forse nella concorrenza, perché magari i mobili suoi erano migliori di quegli altri, Gesù non speculava sul prezzo, lo vendeva a un prezzo più basso, poca roba. Ma quando è partito missionario per la Palestina e predicava, ricordate a Cafarno cosa diceva? Ma guarda questo quando predica, che parole potenti ti calano dentro, mica come quelle che ci dicono i nostri maestri. E tutti a bocca aperta ascoltare le predicazioni di Gesù Cristo. E che significava? Che gli altri maestri, si chiamavano Hillel, Gamaliel, i rabbini, quelli che spiegavano la Bibbia, gli scribi, quelli che mettevano in pratica la legge di Mosè, i farisei, meglio degli altri, volevano essere chiamati santi vere persone. Le loro scolaresche si diminuivano di numero, quelle di Gesù Cristo, vi ricordate quando abbiamo spiegato la moltiplicazione dei pani e dei pesci, quanta folla c'era quel giorno? 5.000, senza contare le donne e i bambini, che ovviamente ci stanno almeno 30.000 persone. Ma un po' che razza di scolaresca che arriva di Gesù Cristo, e gli altri c'erano 30.000 persone nel loro seguito? Gli altri maestri poi dicevano che loro venivano dalla Giudea, dalle scuole alte, la Giudea aveva capitale di Gerusalemme c'era il Tempio, era un luogo più importante dal punto di vista religioso, la Galilea stava a nord, è il rovescio di come se un milanese dice questo è della Sicilia, della Calabria, un terrone proprio provinciale, persone arretrato. Noi invece siamo milanesi. Allora dice, Gesù Cristo veniva dalla Galilea, era un maestro, sì, un maestrucolo rispetto a noi, che siamo quelli che vengono dalla Giudea, siamo più grandi, più bravi, più santi. Più. Allora, se tu tradendo l'avvertito di Gesù Cristo, loro, perché vanno tutti là? A chi è quello? Perché tutti con lui? Poi significava che i danni che succedevano quando le persone si allontanavano, l'orgoglio di essere ammirati, seguiti, meno gente gli stava e più si spegneva, andava in basso. Gesù Cristo cresceva in gloria, in onore, e loro gli sgonfiava il loro palloncino dell'orgoglio. E poi quando c'è meno gente ci sono anche meno quattrini, meno offerte, meno cose. Era un danno enorme che tutti andassero da Gesù Cristo. Questi farisei, scribi, rabbini, loro non è che pensavano, ma che dice questo tale? Fammi capire il suo messaggio, com'è, come non è, se dice le cose giuste, se dice le cose sbagliate, se non c'è la parola di Dio o no. Loro guardavano fatto che Gesù Cristo cresceva in gloria e loro divenivano in gloria. E allora cercavano quei pretesti per dire alla gente non andate da lui. Ecco, questo fa i miracoli il giorno festivo, ma Mosè che era un vero uomo di Dio, non un falso come questo, ci disse che il giorno festivo non si deve lavorare. E allora questo fa i miracoli il giorno festivo, è un peccatore.
non andateci più da quello, mi raccomando, non andateci, perché siete fuori strada, siete da lui a sentirlo. In modo che, gettando questo fango addosso a Gesù Cristo, accusandolo di essere peccatore, la gente si ingannasse e non gli andasse ad ascoltarlo. Capite il perché di questa persecuzione? Gesù Cristo era venuto a portare una nuova immagine di Stato. Il messaggio suo era una cosa che superava tutte le teste che esistevano allora. Agnello di Dio venuto a togliere i peccati del mondo. Come si faceva a far diventare giusti gli empi? Come si faceva a diventare santi i peccatori? Come si fa oggi a far diventare onesti i delinquenti? Che cosa ha potere di cambiare il cuore dell'uomo? Allora, sentiremo oggi nel Vangelo che Gesù Cristo ha sempre detto, e sapeva lui perfettamente fin dall'inizio, che lui sarebbe finito male sulla terra. Il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani dei peccatori, gli empi, i quali lo condanneranno, lo flagelleranno, lo calunnieranno e morirà in croce, ma il terzo giorno risusciterò. Gesù sapeva che avrebbe dovuto passare questa via qui. Gli apostoli non volevano. Ma come? Tu devi essere re di Israele, arrestato, frustato, condannato a morte, no? Pietro arriva, ma Signore, questo non ti deve accadere mai. Tu non devi fare questa via. Tu devi avere successo in questo mondo. Pietro, io successo. Vattene via da me, Satana, perché tu la pensi secondo i peccatori e non secondo Dio. Se uno ha Dio nel suo cuore, se uno ama, va contro tutto e tutti quelli che non amano e tutto l'establishment, tutto quello che esiste non fondato sull'amore. Vi ho detto e vi ripeto, questa è una conseguenza facilissima. L'Europa può andare bene, l'Europa intesa come quella che abbiamo fatto adesso, può andare bene, non va bene manco le persone, questo perché ha ridotto in povertà tutti gli stati, tranne la Germania. Ma Dio può andare bene in uno stato dove nel tentativo di farne la Costituzione i padri fondatori dell'Europa hanno detto che neanche deve essere menzionato il cristianesimo. Quando l'eurodeputato Buttiglione disse che nello statuto della Costituzione europea ci deve essere scritto che l'Europa ha radici cristiane, quella sua affermazione fu bocciata dagli altri e fu tolta via. Quindi cristianesimo nell'Europa non esiste, però la moneta euro, i bilanci dello Stato, sforare il 3%, questo è importante. Queste sono le cose che contano. Può andare bene una cosa così? Addio. Allora Gesù Cristo, che lui non è venuto a portare i soldi, non è venuto a portare il benessere materiale, è venuto a portare l'amore, va a cozzare contro tutto ciò che amore non era. Un cristianesimo ipocrita lo accettava Gesù Cristo, ma oggi, cioè, se uno viene a messa per il dovere, perché oggi si deve andare a messa domenica, gli va bene il Signore questa cosa qui? Lui spera che le persone vengano a messa perché lo cercano, perché lo amano, perché desiderano ricevere nel proprio cuore, per amore, non per semplice legge e per imposizione. Se uno ci va per imposizione a messa, quando il prete la fa lunga con la predica, Madonna Santa, l'orario del pranzo, troppo lunga la predica, quando mangiamo, che è la vera messa che tanti desiderano la domenica, quanti mariti rimproverano la moglie, è che a quest'ora si ritorna, è ora del pranzo, e quella è la cosa grave, aver ritardato il pranzo, non essere andati a messa. Allora,
lo scontro proprio nella maniera più esplicita tra l'empio e il giusto è quello della croce. Perché sulla croce che cosa dicevano i farisei a Gesù Cristo mentre giù gocce di sangue, corona di spine, corpo mastoide, mentre stava morendo, crepando in mezzo a una marea di sofferenze? Ecco, tu hai salvato tante persone, hai guarito tanti malati, salva te stesso se sei capace. Ti abbiamo messo in croce, ecco che tu crepi come tutti. Tu dici di essere figlio di Dio, ma allora con questo padre che tanto ti vuole bene, il padre non ti lascerà crepare in questo modo. Dove sta che tuo padre ti sta a salvare? Stai morendo come tutti noi. Dio non esiste. Glielo dicevano le persone religiose, apparentemente religiose, perché non ci credevano. Ecco che la morte di Gesù in croce era proprio, come si dice, il frutto più marcio, più brutto dell'impietà, dell'essere peccatori. Guardate, capite bene l'esempio di prima. Se non ci fosse stato uno che faceva la carità a quel barbone, quelle due, apposta, diciamo, quello non si meritava, non ha fatto la carità a nessuno, siccome uno gli ha fatto la carità, ha scatenato la reazione negativa, il cattivo giudizio di quelle due che la carità non gli ha voluto fare. Siccome Gesù Cristo ha amato, ha fatto del bene ai poveri, ha guarito i malati, ha liberato i posseduti, ha predicato l'amore, ha detto di amare anche i nemici, allora si è scatenata la reazione negativa di tutti quelli che non volevano vivere per amore. Capite allora perché la croce è la somma di tutti i peccati, di tutte quelle cose pensate, fatte, non per amore, da parte di tutti gli uomini, di tutti i luoghi della terra, di tutti i tempi della storia. Tutto contro colui che è vissuto per amore e ha fatto tutto per amore. Proprio la presenza di Gesù Cristo nel mondo ha scatenato questa reazione negativa, ha messo a galla tutti i peccati e tutti si sono scagliati addosso sulla croce. Questa è la comprensione di Gesù Cristo. Guardate, io spero che lo Spirito di Dio vi faccia capire queste cose. Gesù Cristo è morto in croce perché si è attirato addosso tutte le cattiverie, tutto ciò che non era amore. Il comportamento del Sinedrio, del sommo sacerdote, l'ho spiegato tante volte, faccio ancora ripetere. Il sommo sacerdote era tale in campo religioso. Nei confronti di Gesù Cristo non ha usato neanche una virgola di tutto quello che in campo religioso si doveva fare per una persona. Lui e il Sinedrio hanno fatto dei calcoli politici su Gesù Cristo. Hanno detto, beh, siccome questo gli va detto tutta questa marea di persone, predica del regno di Dio che deve venire, allora questo fra poco si mette a capo di una insurrezione armata contro l'impero romano, tutti gli vanno dietro, che succede? Che l'imperatore romano, sì, quello c'ha gli eserciti invincibili, ha conquistato tutto il mondo, ci manda giù qualcuna delle sue legioni e ci ammazza tutti quanti. Non si può permettere che avvengano questa cosa qua. Come facciamo a impedirglielo? Dicevano il Sinedrio e non trovavano una soluzione. Allora siamo il sommo sacerdote ispirato nella sua saggezza. Voi siete tutto stupidi, non capite niente. Lo so io come si deve fare. Meglio che muore uno solo piuttosto che perisca un popolo intero. Cioè bisogna ammazzare Gesù Cristo per impedire che avvenga questa insurrezione armata e per impedire che avvenga l'imperatore a distruggere questo popolo, il nostro popolo, tutti quanti noi. Ma non c'era uno dei 10 comandamenti che diceva non uccidere? E tu, sommo sacerdote, decidi di uccidere una persona? Un'altra soluzione non la puoi trovare, anche se la pensavi così? Sei tu il primo a disobbedire a quel Dio che rappresenti. Eppure ha fatto così.
e il Sinedrio, tutti quanti d'accordo. Quando hanno fatto il processo prima religioso col Sinedrio, poi civile con Ponzio Pilato, la decisione di uccidere Gesù Cristo era già presa. Quei due processi erano processi farsa. La giustizia di solito nel mondo è fatta così. Le decisioni sono prese già prima. Processo giusto così per trovare il pretesto per poterti condannare a morte nel caso di Gesù Cristo. Ma la decisione non è che fu presa in base a quello che era avvenuto nel processo, tant'è vero che nessuno trovava un capo d'accusa per condannare Gesù Cristo. Per poterlo condannare a morte, anche nonostante i falsi testimoni che erano venuti lì pagati per dire delle cose contro Gesù Cristo, ci volle un'altra ispirazione diabolica del sommo sacerdote, quello proprio era figlio di Dio, pieno di Spirito Santo all'infinito, il quale disse: ma senti un po', quando tu predichi dici di essere figlio, dici a noi prettamente, sei o non sei il figlio del Dio benedetto? E siccome lui osò di dire la verità, io sono il figlio di Dio, e lo era veramente, il sacerdote si è strappato le vesti per dire: che cosa orribile ho sentito, scenata infinita, perché tanto lui non ci credeva in Dio. Bestemmia, tu sei colpevole, ma non puoi vivere più, e bestemmiato contro l'Altissimo, devi essere messo a morte. Pilato, che non giudicava le persone con la legge di Mosè ma secondo l'antico diritto romano, dice: ma avete condannato questo qui? E questo non ha fatto niente perché debba essere condannato a morte. Non ha ammazzato nessuno, non ha fatto violenza a nessuno, perché deve ammazzare a morte? Non lo devo condannare a morte, lo libero. Non ti azzardare, noi abbiamo una legge, secondo la nostra legge questo deve essere crocifisso perché ho usato a bestemmiare. A me che me ne frega, io credo alla legge vostra, io giudico secondo il diritto romano. Secondo il diritto romano non ha fatto niente per cui debba essere messo a morte, lo libero. Per farvi contenti io lo faccio punire severamente in una frustata e poi lo metto libero. No! Se tu osi metterlo libero, noi manderemo delle persone pagate dall'imperatore romano, ti facciamo sbattere in Sardegna, dicendo male di te, cioè ti facciamo sbattere in Bitinia, nel Vallo d'Adriano che divide l'Inghilterra dalla Scozia, lì che ti facciamo morire di freddo ed è ucciso dai barbari. E allora si è intimorito, ecco, dice: umane, quando il giudice è un uomo, è una persona attaccabile, e allora ha ceduto, può di non fare quella ipotetica brutta fine alle minacce degli ebrei, e ha fatto condannare a morte Gesù Cristo facendo quel gesto che lui se ne lavava le mani. Quindi niente giustizia nei confronti di Gesù Cristo, ucciso ingiustamente. Ecco, allora, quindi il peccato della giustizia pure addosso a Gesù Cristo, se li è presi tutti Gesù i peccati del mondo nella sua persona, nessuno si è comportato in maniera retta nei suoi confronti. L'agnello di Dio che porta il peccato del mondo. Capite perché allora e oggi Gesù Cristo è colui che porta i peccati del mondo. Il suo amore lo ha costretto a portare il peso dei peccati del mondo. Quando morì in croce, morto, seppellito, la gioia diabolica nel cuore e nella testa, nella vita di questi che l'avevano fatto condannare, abbiamo vinto noi. Ecco, Dio non esiste, questo che faccia tanto il buono è morto come tutti quanti, noi delinquenti abbiamo vinto, abbiamo fatto uccidere. Ecco, loro cantavano vittoria. Dopo 3 giorni arriva la notizia che Gesù Cristo sul sepolcro non ci stava più, anzi si diceva che era risorto dai morti. Pietro, il giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo la sua resurrezione, predica e dice a tutti quanti: quel Gesù Cristo che voi avete fatto uccidere, avete ucciso,
pensando che era meritevole del peggio del peggio, Dio l'ho raccolto dal pozzo nero in quale voi l'avete portato e l'ha fatto diventare il Signore dell'universo. Voi l'avete bocciato, Dio l'ha promosso. Voi l'avete ucciso, Dio l'ha risuscitato. Voi l'avete dichiarato un peccatore, bestemmiatore, Dio l'ha dichiarato il più santo di tutti. Questo è il vostro peccato. Allora, in base a questa predicazione, le persone si sentirono il cuore trafitto, abbiamo peccato, che dobbiamo fare, fratelli? Numero uno, pentitevi, credete in Gesù Cristo, fate diventare Gesù il fondamento della vostra vita, del vostro modo di pensare e di agire. Basta con il credo degli empi, credo dei cristiani. Pentitevi, poi riceverete il dono dello Spirito Santo e comincerete a vivere come ha vissuto Gesù Cristo per amore. Allora, noi qui, oggi, siamo per fare la stessa cosa. Vogliamo vivere come empi, pensare come gli empi, che con la morte finisce tutto quanto, che il via dopo la morte non c'è, che non esiste risurrezione dei morti, non esiste premio di Dio per chi fa del bene, o vogliamo pensare come è stato Gesù Cristo, che anche di fronte alla morte ha amato Dio e il prossimo, e per questo è risorto dei morti, premiato da Dio per quello che ha creduto e fatto. Ecco l'unzione dello Spirito. Vi dico di più, se oggi non si vedono guarigioni, liberazioni e tutti quei magnifici miracoli che ha fatto Gesù Cristo del mondo, è perché non si vive più da giusti, non si vive più con la potenza di amore che Gesù Cristo aveva nel suo cuore, non si vive più con la potenza di amore che gli apostoli avevano nel loro cuore usciti dalla cenacola a Pentecoste. Viviamo un cristianesimo così innacquarito nei vizi, nei peccati, che il diavolo sguazza tranquillo e nessuno tocca il suo regno neanche con un dito. Tutti. Allora è necessario un forte rinnovamento spirituale per tornare a vivere il cristianesimo. Bisogna prendere il Vangelo, bisogna conoscere, bisogna cominciare a vivere come ha vissuto Gesù Cristo, a diventare anche noi Cristi, unti dallo Spirito Santo, e pensare con i pensieri che lo Spirito di Dio ci ispira, sentire con i sentimenti che lo Spirito di Dio ci ispira, parlare con le parole che lo Spirito di Dio ci dice di dire, fare le cose con la forza che lo Spirito Santo ci mette nel cuore, nel corpo per poterle fare. Allora le cose cambiano e torniamo a vedere i miracoli del Signore agire con forza nella nostra vita. Allora, noi siamo qui, il Signore sa benissimo quello di cui abbiamo bisogno, ogni persona. Vedete quante volte quello che Dio ci vuol donare nel suo amore per noi, che Lui sa qual è il nostro vero bene, è diverso da quello che noi gli chiediamo. È come se noi andassimo a chiedere a un miliardario: dammi 5 euro. Quello ti dice: te ne do 1 milione di euro. Perché mi chiedi così poco? Ma io non so, io ti amo più di quello che tu credi e ti voglio dare una cosa che ti fa più felice di quello che tu credi che ti faccia felice. Ed ecco il mistero di Dio, che supera il nostro piccolo amore, le nostre piccole vedute. Ecco la conversione a Dio che continua per tutti, per me prete. Non esiste nessuno che ha esaurito il suo cammino davanti al Signore. Adesso pregheremo che il Signore faccia scendere il suo spirito di quanti noi,
Il nostro sì l'abbiamo detto a lui prima nel canto, quando gli abbiamo detto, fa di me, oh Dio, un tempio di gloria, il tuo tempio.